Cari protagoniste in rete, ben ritrovate. Oggi ci troviamo ad intervistare Dominique Feola, docente di diritto di famiglia e diritto civile presso l'Università di Insubria, ma soprattutto è stata la docente che ha organizzato il corso Comodo le politiche e istituzioni 4 anni fa, che ha dato vita a tutta questa rete di donne e di pensieri. Attività femminile. Ciao Dominica. Ciao, grazie di questa opportunità. Colgo l'occasione per salutare una ragazza grandissima che è Maddalena Mombelli, che è stata la nostra premiata al corso Donne, Politiche e Istituzioni. Esatto, che è rimasta nel cuore di tutti noi, bravissima. Esatto. Oggi, in occasione dell'anniversario 150 anni dell'Unità d'Italia, vogliamo parlare un po' della storia del nostro Stato, ma soprattutto della nostra storia, partendo dall'inizio. Come siamo partite e come siamo arrivate? Dominique, illustraci un po' la situazione delle donne in Italia. Ma la situazione delle donne in Italia è apparsa da subito un punto dolente, perché le prime rivendicazioni femminili sono state estremamente flebili, questo va detto, ma sono cominciate con l'Unità d'Italia, perché già nel 1861 le donne lombarde avevano avanzato una petizione al Parlamento chiedendo il riconoscimento dei diritti politici al campo amministrativo così come li avevano sotto la dominazione austriaca, perché avevano la possibilità di esercitare nelle elezioni amministrative il diritto di voto, anche se non tutte, d'altra parte non esisteva un suffragio universale, ma soltanto quelle di censo più elevato, e che non esercitavano poi neanche direttamente, ma attraverso un procuratore o un tutore. E quindi è cominciato questo tipo di rivendicazione che non ha trovato però dall'inizio nessun seguito. Dopodiché si è intensificata nel corso degli anni la richiesta di diritti civili e di diritti politici, quantomeno del diritto di poter votare, quindi un elettorato passivo, ma non ha mai trovato accoglienza. Paradossalmente ha trovato accoglimento con con la possibilità di essere di votare alle elezioni amministrative, solo che il riconoscimento che è avvenuto sotto il fascismo poi non ha avuto nessun seguito, perché successivamente la possibilità di eleggere il sindaco è stata abolita con l'introduzione del sistema di potestà e quindi con l'abolizione dei sindaci. E quindi i diritti politici pieni sono stati acquisiti soltanto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, le donne hanno votato per la prima volta nel referendum per il mantenimento piuttosto che l'abrogazione della monarchia e poi nell'Assemblea Costituente. Esatto, e quindi abbiamo cominciato praticamente a votare dopo la Seconda Guerra Mondiale e poi la difficoltà anche ad accedere alle cariche elettive e tutto quanto, ma però le difficoltà sono partite anche da lontano riguardo all'accesso alle professioni o di poter contare, gestire i propri beni, Ma i sì, propri figli, no? assolutamente, perché quello che mancava alle donne non era soltanto il godimento dei diritti politici, ma anche un godimento pieno dei diritti civili. Nel codice del 1865, che il codice civile è stato il primo codice dell'Italia Unita, alle donne non venivano riconosciuti diritti civili pieni, ma la sottomissione al marito, e quindi esisteva poi la potestà del marito e la potestà del padre sui figli, quindi le donne non avevano neanche un potere di controllo diretto sulla prole e non avevano dei diritti ereditari per quando moriva il marito, quindi non era riservata loro, come invece nel codice civile attuale, ma solo successivamente alla riforma del diritto di famiglia, una quota del patrimonio lasciato dal marito. Sempre nel codice del 1865 le donne non potevano vendere beni immobili, non potevano costituire ipoteca se
se non c'era l'autorizzazione del marito. E poi mancavano di una cosa fondamentale, cioè il potere di testimoniare negli atti, quelli che erano gli atti dello stato civile. E da questa deminutio capitis derivavano poi delle conseguenze molto importanti, perché anche se per esempio mancava formalmente una norma che impedisse alle donne per esempio diventare avvocato, di fatto non lo potevano fare perché mancando di questo diritto avrebbero esercitato un'attività di assistenza che era un'attività minorata. La prima donna che aveva chiesto di essere iscritta all'albo degli avvocati di Torino nel 1881 si vide accolta la domanda dall'Ordine degli Avvocati di Torino, ma la Corte di Cassazione poi fu costretta a cancellare l'iscrizione all'ordine che lei aveva chiesto. Per quanto riguarda il diritto allo studio, è sempre stato libero l'accesso allo studio delle donne in questi 150 anni oppure no? Ma assolutamente no, nel senso che il diritto allo studio è stato riconosciuto per quanto riguarda la possibilità delle donne di accedere ai licei, di accedere all'università soltanto alla fine dell'Ottocento e le prime donne, la prima donna laureata in ingegneria e quindi in materia scientifica si è avuta all'inizio del Novecento, ma fino ad allora le donne non avevano esercitato. Molto critica, non ne abbiamo parlato nell'incontro di oggi. Era per esempio la posizione delle donne che volessero svolgere l'attività di medico. Si riteneva che non fossero idonee a svolgere questa attività e quindi che non potessero laurearsi in medicina, anche se poi abbiamo avuto delle figure che sono state fondamentali per la nostra storia. Pensiamo a Maria Montessori, che era appunto una delle prime laureate in medicina. E quindi una storia tutta in salita, una battaglia continua, resistenze della società, ma anche delle donne stesse verso le altre donne. Ma adesso a che punto siamo? Qual è, il panorama che si apre alle donne del futuro? Ma le donne del futuro italiano, del futuro in Italia, sicuramente sono delle donne fortunate sul piano dei diritti riconosciuti sulla carta, perché la nostra Costituzione riconosce una parità di diritti fra uomini e donne, ma non soltanto, l'articolo 51 della Costituzione è stato recentemente riformato consentendo l'introduzione di quelle che sono delle azioni positive a favore delle donne e comunque per l'uguaglianza di genere. E questo vuol dire che sono legittime nel nostro ordinamento delle norme che tendono a favorire l'ingresso delle donne in ambiti a cui le donne potrebbero per legge accedere, ma dove di fatto esistono degli ostacoli di carattere dovuti alla mentalità e quindi di fatto dove la parità non esiste. Quindi un augurio all'Italia, alle italiane, forza e coraggio, andiamo avanti, ci sono tante cose ancora da conquistare, tante cose belle da fare. Un ringraziamento particolare a Domenico Feola che ci segue da così tanto tempo e un arrivederci a presto.